questo nuovo video dove spero di riuscire a mettere già la nuova intro, se non ci sarà perché non sono riuscita a metterla. Comunque, allora, oggi mi sono arrivati di mi è arrivato un pacco di AliExpress. Sì, io compro tantissime cose su AliExpress perché poi ci vuole 30 anni prima che mi arrivino. Se ho una faccia orribile, sembra sempre che sono tipo stanca o rincoglionita, perché lo sono di entrambe le cose, perché sono stata male la scorsa notte. E quindi ho una faccia da cadavere. Partiamo con quello che mi è arrivato. Tolgo solo questo che sto guardando di caldo perché ho tutte le luci accese per rendere meglio l'idea. Sì, ho degli occhiali che sono paurosa. Allora, tralasciando il mio aspetto meraviglioso. Allora, mi è arrivato questo pacco che ho disinfettato tutto, coperto anche l'indirizzo della posta, con dentro altri piccoli pacchi. Allora, number one, number two, che è questo un po' più grossino. Intanto mi terrò anche il pluriball perché potrebbe tornarmi utile. E poi, questo è stato pacchetto, li ho girati dall'altra parte perché c'è l'indirizzo in ogni pacchetto, ma non devi dare che lo vediate. Allora, iniziamo da quello più piccolino, sarebbe questo qua. Prendo che non ci sia l'indirizzo sotto. No, è scritto in giapponese, quindi siamo sicuri. Anche dall'altra parte, a parte il mio indirizzo che è scritto in italiano. A parte Italy, però vabbè. Allora, andiamo ad aprirlo. So già cosa c'è dentro, che ho controllato già tutto, solo che c'è talmente di quella colla che si è magari appiccicato. Allora, questa qua l'ho ordinata parecchio tempo fa, mi piaceva tantissimo, che è una collanina che non mi metterò perché sennò diventa verde. Io le appendo, se non so, ho dei problemi, però, cioè ogni tanto le metto anche le collane, però non spessissimo perché porto sempre le stesse che ho, che sono queste due. Però diciamo che queste qua le metto ogni tanto, più che altro mi piace tenerle appese. Sì, ho dei problemi, lo so. Però ne ho tantissime di là, anche c'ho una con la cappa a sogni che mi ha regalato una mia amica, ne ho un'altra con di bacchetta, e ne ho un'altra ancora con, se non sbaglio, l'albero della vita, e poi ne ho un'altra ancora con i doni della morte, con il boccino d'oro. Questo l'ho ordinato perché ha forma di cappa a sogni, se capisco come si apre. Ah, ok, là sotto. Questa l'ho presa perché è di Nightmare Before Christmas, con la cappa a sogni, che adesso la farò vedere. Ed è bellissima, era veramente, cioè, devo comporla molto bene e devo metterci la collarina, che tra l'altro è lunghissima, mi piace. Allora, adesso metto solo dentro la catena, che si è già annodata molto bene perché stando tutta attorcigliata si è annodata. Adesso la snodo perché siccome il cellulare ha vibrato, lui è caduto. Allora, cerchiamo di snodarlo. La snoderò dopo, se no questo video dura un'eternità. Devo far vedere giusto com'è. Però è molto lunga anche se è annodata. Ed è fatta così. Guardate quanto è bella. A parte che è lunghissima, si vede. Tipo se la metto addosso già così rimane molto 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 lunga. Sì, questa ce l'ho sempre, faccio vedere così. Rimane lunghissima. Ed è fatta così. Vi faccio vedere. Dice questo pezzettino che è annodato però. Questa qua sarebbe la collana. Guardate quanto è bella. Poi vi farò anche le foto. E questo qua è appunto, non si vede benissimo perché sembra tipo un omino, ma è Jack Skeleton sul il crinale. Cerco di farvela vedere, ma non so fino a che punto riuscire a vederlo. Comunque è bellissima. C'è anche una piccola perla, però è bellissima. Mi piace un casino. Se sentite, c'è mia mamma che parla. Devo solo cercare di poi di snodarla qua perché, vabbè. Poi ci riuscirò. Adesso la appoggio qua. Allora, speriamo che non caschi più. Allora, questo era il primo punto. Poi, il secondo l'avrete già visto, che però ne ho preso un altro perché mi trovo benissimo. E tu mi hanno chiesto, mi raccomando, facci sapere come ti trovi. Mi trovo molto bene. Poi farò una recensione. E infatti ne ho preso un'altra. Una spugnetta struccante. Che questa qua l'ho presa invece per farmi la tinta. Infatti l'ho presa rossa. Quindi deve arrivare una terza, che non so che fine abbia fatto, ve la arriverà. Questa già è diversa, è meno soffice dell'altra. Infatti penso che ogni colore abbia una sua. Comunque sembra benissimo. Questa qua la userò invece per togliermi qua la tinta, quando faccio la tinta. Quindi questa qua sarà solo per la tinta e la metterò sempre nella sua custodina. Allora, questa qua se non sbaglio l'ho pagata, costa. La spugnetta costa poco, costa sui 70 centesimi, poi c'è 1 euro di spedizione più o meno, se non sbaglio. Non so il prezzo preciso perché da ogni colore cambia prezzo.
Però poi se volete vi metterò il link di AliExpress o ve lo invio con foto da Todo, che a volte sono corrotti nella descrizione, non so per quale motivo. La collana, se non sbaglio, non l'ho pagata tantissimo, sui 2-3 euro, se non sbaglio. E poi la mia spugnetta struccante. Poi questa qua l'ho aspettata tanto tempo perché ho avuto un'offerta speciale. 3,10 euro mascherine, ma come sono le mascherine? Questa sarebbe la sua custodia. Questa è la custodia, sono fatte così. Queste vengono dalla Spagna, non dalla Cina, c'è la scritta. Ora cerco di capire come si aprono. Guarda qua. Poi metterò il loro contenitore. Ma tanto sono imballate. Sono queste qua, le ho prese perché l'altra si sta deteriorando in mascherina e non volevo cambiare perché questo qua, le mascherine, quelle a papera, come le chiama mio padre, costano tipo dai 2-3 euro l'una. Io tra 4 ne ho prese 10, ragazzi, 3 euro, cioè 3 euro 17, non so, voglio essere precisa, però comunque c'è un pochettino da aspettare, però mi sembrano molto buone. Poi vi farò sapere come sono, mi sembrano più o meno uguali a quelle che ho già. E le ho prese appunto, sono certificate tutto, infatti hanno una certificazione, c'è scritto tutto sopra come funzionano, c'è scritto anche come utilizzarle e tutto il resto. L'FFP2 filtra, c'è il filtro efficace, bla bla bla, con 95% di efficacia professional. Boh, sono buone, non sono maschere di merda. Volevo, ne prendo solo una, così la sostituisco e posso vedere anche com'è, così poi butterò l'altra, che ormai è passata la mia vita. Vedere come sono. Sono secondo, bisogna essere efficienti nella vita, ragazzi, visto che stiamo andando a toccare una cosa. Sì, questo lo tengo qua nel letto perché è quasi finito. Poi ne ho uno nella scrivania e uno nella borsa. La mucchina si passa così, io la passo. Scusate che ho già disinfettato le mani perché ho preso il pacco. Mi sono passata le mani 3 volte con la mucchina, però per sicurezza, visto che il mio letto è pulito. Anche i pacchi li ho disinfettati tutti, però non si sa mai. Ok, allora, vediamo com'è una mascherina, per farvela vedere. C'è anche la certificazione, sono un po' più sottili della mia. Su questo. È un po' più sottile forse della mia. Però non mi sembra malvagio. L'elastico non è male. Di più. Io allora so che in teoria si dovrebbero mettere così. Vediamo come sono. No, sono molto sexy, lo so. Lo sto provando. In teoria si dovrebbe mettere. Io però la metto così. Perché se no, avendo il naso a patata, non mi trovo. Vedete qua, perché se no non respiro. Perché so che c'è qua il ferretto. Si deve mettere così. E poi qua il ferretto si adatta. Però io, avendo il naso a patata, non mi trovo. Quindi la metto al contrario. Cioè, anche se con questo qua mi trovo già. Questa qua sarà la mia nuova mascherina. Che adesso la andrò a pendere sul mio ring. Le altre invece le chiudo. E le userò poi quando l'altra andrà a farsi benedire. Cioè, magari questo coso lo leviamo nei coglioni. Queste le chiudo, ne metterò due dentro il mio portamascherine perché io sì ho un portamascherine dove ho quelle chirurgiche e queste qua. Quindi metterò una e una, così caso mi tiro un po' no, o ci sono alcuni posti che non accettano le FFP2, io ce l'ho sempre dietro. Perché sì, non mi chiedete come mai, ma ci sono alcuni posti che non le accettano. Perché in teoria dicono che proteggono te ma non proteggono gli altri, ma se l'altro porta la mascherina, quale problema c'è sta? Portate tutte le mascherine. Ma no, comunque è un po' più sottile della mia, però sarà anche che la mia ha fatto la sua storia, che fu poi con 3 euro. Comunque va bene lo stesso, alla fine l'importanza è che ti tenga la bocca cucita nella bocca chiusa. La bocca cucita non mi sembra il caso, tanto per provarla basta soffiare su con l'accendino. Voi mettete la mascherina e cercate di soffiare, se spegnete l'accendino la mascherina fa schifo, se non riuscite a spegnerla la mascherina va bene. È una prova molto utile, poi dovrò farla con queste. Però mi sembrano comunque, sì, sono un po' più sottili, però mi sembrano comunque fatte bene. Tutto il resto, ovviamente, è per quello che le pagate. Quelle magari saranno un po' più spesse, ma tanto non devo andare in mezzo agli appestati, quindi va bene. Magari
nel pullman, eccetera, farò un po' più di attenzione, però sono comunque buone, le posso cambiare più spesso che sono 10. Quindi solitamente una non è che la cambio tutti i giorni, quindi poi anche quelle chirurgiche le alterno un po'. Se vado sul pullman uso queste, che sono molto meglio. E niente, questo qua, il mio piccolo unboxing è finito qua del di AliExpress. Io vi saluto, vediamo al prossimo video.